Con il filato nero e l'uncinetto numero 3 e mezzo avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Realizzate le 6 maglie basse, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Con un filo di diverso colore segniamo l'inizio di ogni giro. A questo punto continuiamo lavorando 2 maglie basse su ogni punto sottostante fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse, continuiamo con una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 18 maglie basse, continuiamo con 2 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 24 maglie basse, continuiamo con 3 maglie basse, un aumento, 3 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 30 maglie basse, continuiamo con 4 maglie basse, un aumento, 4 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 36 maglie basse, ripetiamo 36 maglie basse in costa, ossia prendendo solo la parte posteriore del punto. Terminato anche il giro con 36 maglie basse in costa, togliamo il filo che segna i punti, lasciamo un attimo in stand-by il nostro lavoro, prendiamo un cartoncino del diametro del lavoro che abbiamo appena eseguito. Prendiamo di nuovo il filato di diverso colore e segniamo di nuovo l'inizio di ogni giro. E a questo punto continuiamo lavorando 36 maglie basse per i prossimi 2 giri. Terminati i 2 giri di 36 maglie basse, continuiamo con 7 maglie basse, una diminuzione, 7 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 32 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 32 maglie basse, continuiamo con 6 maglie basse, una diminuzione, 6 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 28 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 28 maglie basse, continuiamo con 5 maglie basse, una diminuzione, 5 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 24 maglie basse, ripetiamo 24 maglie basse per i prossimi 8 giri. Terminati gli 8 giri di 24 maglie basse, continuiamo con 2 maglie basse, una diminuzione, 2 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Terminato il giro con 18 maglie basse, a questo punto continuiamo ripetendo 18 maglie basse per i prossimi 2 giri. Ripetute 18 maglie basse per i 2 giri, adesso possiamo chiudere il lavoro con una maglia bassissima, tagliare il filo e chiudere il lavoro.
Con il filato rosso e l'uncinetto numero 3 e mezzo avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Realizzate le 6 maglie basse, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Con un filo di diverso colore segniamo l'inizio di ogni giro e continuiamo con 2 maglie basse su ogni punto sottostante fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse, continuiamo con una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 18 maglie basse, continuiamo con 2 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 24 maglie basse, ripetiamo 24 maglie basse in costa, ossia prendendo solo la parte posteriore del punto. Terminato il giro con 24 maglie basse in costa, ripetiamo 24 maglie basse per i prossimi 5 giri. Terminati i 5 giri di 24 maglie basse, realizziamo una maglia bassissima e a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Thank you.